Regione Toscana, il Consiglio regionale. Intanto il traguardo dei 40 anni è una cosa straordinaria per questo festival, siamo tutti molto contenti e abbiamo approfittato del quarantennale non per guardarci indietro ma per guardare avanti. Infatti al festival quest'anno ci saranno molte novità. Intanto la più importante è che la manifestazione vive tutto il giorno, dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte inoltrata, per ben 5 giorni. Ci sarà una grande attenzione al pubblico più giovane, anche quello dei giovanissimi. Infatti ci sarà per la prima volta Valdarno Kids, cioè una mattinata dedicata proprio ai bambini delle scuole elementari, per coinvolgerli attivamente. Saranno protagonisti loro stessi di un breve filmato d'animazione. Poi per la prima volta avremo due proiezioni in virtual reality, una nuova tecnologia che non è né cinema né teatro, è proprio un'altra cosa, prodotta tra l'altro a Firenze da Elio Germano e Omar Rashid. Poi avremo per la prima volta una performance audiovisiva dedicata a Pierpaolo Pasolini all'interno di un omaggio molto più ricco per i 100 anni dalla nascita. E infine avremo il premio Marzocco alla carriera a un grande maestro della storia del cinema, Vittorio Storaro, che è stato uno degli autori a tutti gli effetti di alcuni grandi capolavori come Apocalypse Now, che verrà proiettato, presentato da lui, i film di Bertolucci, tra cui Il Conformista, L'Ultimo Imperatore, e i nuovi film di Woody Allen. Tra l'altro lui in questi giorni è proprio sul set del nuovo film di Woody Allen. Valdarno Cinema si presenta in questa edizione come uno splendido quarantenne, proprio per citare Nanni Moretti. Ha alle spalle molti anni di lavoro, si è caratterizzato nel corso degli anni prima come festival nazionale e da una decina d'anni circa internazionale, con concorrenti ed ospiti di livello internazionale. Quest'anno in particolare con Vittorio Storaro, premio Marzocco alla carriera, 3 volte premio Oscar, sarà una kermesse sicuramente di alto livello. Il concorso è importante, vi sono delle attività collaterali, ma non di minore importanza, quale un omaggio a Pasolini, un duplice omaggio, Pasolini come intellettuale a tutto tondo e anche come uomo dal quale è stato tratto del cinema. Avremo la presenza di Roberto Chiesi, che fa parte del Comitato Nazionale per i festeggiamenti del centenario di Pasolini e che è direttore dell'Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, quindi una personalità di assoluto livello. Valdarno Cinema ha sempre dimostrato anche un'attenzione e anche un'anticipazione, devo dire, per le principali tendenze, le più innovative del cinema, e quest'anno avremo un focus particolare sulla virtual reality. Negli anni passati le serie, le web series, quest'anno la virtual reality. Quindi un festival per vedere cinema, per essere una vetrina per giovani talenti che poi, come è stato dimostrato nei 39 anni precedenti, hanno potuto diventare anche personalità importanti del cinema, un luogo importante, una cittadina di 17.000 abitanti che per 4-5 giorni diventa veramente una capitale nazionale del cinema. Per noi seguire San Giovanni è una cosa importante, di grande soddisfazione. Tutta la Toscana è molto vivace e propone sempre iniziative legate al cinema di grandissimo interesse. San Giovanni in particolare, il Valdarno tutto, ogni anno ci propone una bellissima edizione di questo festival, con la capacità di insegnare l'amore per il cinema alle nuove generazioni e anche l'amore per il cinema visto in sala. Non si trascura mai nessun aspetto, anche moderno, è un lavoro importante e noi lo seguiamo con grande passione. Ma è uno degli appuntamenti più importanti che il nostro territorio vedrà nelle prossime settimane. Dove c'è arte, dove c'è cultura, dove si investe sulla cinematografia, si investe sulla libertà delle persone. E tutto questo avviene in un tempo di restrizioni, in un tempo in cui gli egoismi crescono, e allora investire sul cinema vuol dire investire sul futuro. Poi farlo in Toscana, sapendo che questa è una terra che è location perfetta per
per girare film, per far conoscere anche fuori il nostro territorio, è un modo per costruire attrattività, è un modo per creare anche un turismo differente. È bello sapere che ci saranno 3 film girati in Toscana, una su un mito mio personale, il raccolto, come diciamo, la pista del Mugello accoglieva i tifosi di Valentino Rossi, ma anche la storia di un'opera d'arte sotto le cave apuane. Insomma, c'è il racconto della Toscana, della nostra bellezza, della nostra storia, di come però guardiamo anche con speranza e ottimismo al tempo che verrà. Quindi grazie agli organizzatori, grazie all'amministrazione comunale, saluto la sindaca Valentina Vadi, grazie davvero a tutti, perché investire in cinematografia vuol dire investire in libertà. Sì, siamo onorati per l'autorevolezza di questa delegazione, soprattutto anche per i temi che ci vengono posti, quindi si parla dei borghi più belli d'Italia, ma si parla anche di agricoltura e di agricoltura sostenibile. E siamo onorati che abbiano scelto la Toscana e credo che questo rafforzi le reti europee fra piccoli borghi e fra le buone pratiche che la Regione Toscana sta mettendo in pratica e che ci fa piacere condividere, così come ascoltare le buone pratiche nei borghi dove già le stanno mettendo in pratica. Quindi è un modo sia per sviluppare il turismo, sia per sviluppare la sostenibilità dell'ambiente, sia per far vedere i borghi più belli, quindi la storia e la cultura della Toscana, così come degli altri paesi europei. Quindi speriamo davvero che sia il primo di altri incontri e la nostra intenzione è continuare a espanderlo a tutti i comuni della Regione Toscana. Importante per noi questa collaborazione con la Toscana, con la Regione e con gli altri, certamente, associazioni del settore, però abbiamo delle cose comuni da vedere, per esempio il turismo e la qualità, i prodotti e la qualità dei prodotti e poi tutta l'organizzazione dei paesi, dei paesini, eccetera. Allora, attraverso questo tipo di collaborazione che stiamo cercando di sviluppare, pensiamo che come Creta e come Toscana abbiamo sia dei problemi sia delle cose interessanti ad andare avanti. È un legame che nasce da lontano. Noi cerchiamo attraverso la nostra associazione, Borghi più belli d'Italia in Toscana, di aiutare, ma in maniera molto molto virgolettata, a creare la rete dei borghi più belli cretesi. In realtà la rete dei borghi più belli cretesi sarebbe già nata se non ci fosse stata, ahimè, la terribile crisi greca e la riforma Callicrates, che ha unito più comuni assieme per raggiungere una certa popolazione. Con il presidente di Ploigos ci conosciamo da molti molti anni e quindi è nata l'idea di cominciare a lavorare assieme, soprattutto attraverso un protocollo che impegna in parte sia i borghi nostri che l'associazione Ploigos, che a sua volta aiuterà la creazione della rete dei borghi più belli cretesi, e in vari settori di comune interesse, primo fra tutti l'agricoltura, ma non solo. I nostri borghi toscani e cretesi hanno tante denominazioni comuni, primo fra tutti lo spopolamento, l'emigrazione dei giovani che vanno a studiare altrove, non sempre tornano, la bellezza dei nostri borghi legata spesso purtroppo ad una eccessiva stagionalità. Temi comuni, questi 3 per dirne soltanto 3, ma potrebbero essere moltissimi. E allora l'idea è stata quella di creare un protocollo, di firmare assieme un protocollo per impegnarci a lavorare insieme su alcuni settori, primo fra tutti l'agricoltura, riconoscendo tale settore come un nuovo, molto virgolettato, rinascimento, sia per i nostri borghi che per quelli cretesi. Stiamo vivendo un tempo di egoismi, un tempo in cui ci si allontana, non si costruiscono ponti
Invece oggi, incontrando qui la delegazione guidata dalla vice governatrice della regione di Creta, noi vogliamo costruire un ponte per creare le condizioni per scambi economici, turistici, culturali tra due territori dalla grande storia che raccontano attraverso la loro bellezza, attraverso i loro prodotti estono-gastronomici, attraverso i loro prodotti agricoli, quanta potenzialità c'è e quanta possibilità c'è di far legare due popoli che nel tempo hanno fatto la storia del nostro pianeta. È bello essere oggi qui, è bello poterli ospitare, è bello è stato sottoscritto questo patto che è un modo per ripartire dalle nostre radici, dalla nostra memoria, da quello che siamo, ma anche per traguardarlo verso il futuro. Una bella giornata, un modo per guardare sempre più con ottimismo in un tempo difficile. L'iniziativa Choice for Life è un'iniziativa di volontariato in cui ho riunito un gruppo di studenti eccezionali. Alcuni sono ormai ex studenti proprio perché è dal 2017 che la portiamo avanti. E l'iniziativa ha avuto il patrocinio di molteplici enti nazionali e ha avuto appunto sempre, la Regione Toscana ha sempre avuto questa grande azione di supporto sul nostro progetto. E tengo a sottolineare che i nostri studenti, che sono tutti volontari e sono veramente persone formidabili, perché oltre a essere eccellenze nazionali sono belle persone con una motivazione filantropica che si mettono a disposizione dei più giovani per guidarli a effettuare le proprie scelte in maniera consapevole. Io sono convintissimo che la mobilità sociale, per esempio, può essere resa possibile soltanto se in prima istanza c'è la conoscenza, se uno nemmeno sa cos'è l'università, perché magari non ha avuto la fortuna di avere i genitori che sono andati all'università, dunque non sa cos'è, e chiaramente non gli verrà voglia di frequentarla. E quindi noi vogliamo raccontare come funziona l'università e come funzionano le diverse discipline in termini anche concreti, oltre che teorici, cioè che vita fa ogni professionista. Il libro appunto è stato pubblicato a gennaio 2023 e il libro riguarda il metodo di studio visto da un'ottica sia neuroscientifica sia parzialmente autobiografica sia pratica. E dunque io ho avuto la fortuna di essere un po' nel posto giusto al momento giusto, perché io ho iniziato la mia attività di studente da ricercatore in parallelo, perché appunto fin dal primo anno, così come molti altri miei colleghi santannini, sono andato anch'io a fare i miei internati sia a Pisa sia fuori Pisa, e il mio primo internato fuori Pisa fu proprio sulla memoria. E quindi io provenivo da questo substrato di letteratura neuroscientifica sulla memoria che ha guidato il mio metodo di studio, è stato fondamentale per portare avanti il percorso che ho portato avanti all'Università di Pisa. E dopodiché, al termine delle varie lauree, ho ricevuto richieste da tantissimi studenti da tutta Italia su come hai fatto, in termini di metodo proprio. E io ve lo racconto molto volentieri come ho fatto, però mi serve quantomeno un libro, perché è abbastanza ampio il discorso. E al che ho potuto constatare che molta parte della letteratura divulgativa, io provenivo da quella vera di letteratura, ecco, molta letteratura divulgativa non aveva la bibliografia, per esempio, cioè non era scritta da neuroscienziati. Sono contento di rivedere Giulio. Giulio, oltre ad aver avuto questo riconoscimento, ci sta anche aiutando tanto insieme agli altri membri del Comitato Scientifico di Toscana 2050 a provare a disegnare quale sarà la nostra idea di Toscana. E sono felice che oggi sia qui, sia per il percorso che sta intraprendendo a livello professionale, un percorso importante che porterà tanto anche al nostro paese. Ho sempre detto a Giulio: ricordati della Toscana, la terra che ti ha formato, e quindi restituire anche attraverso un libro ai ragazzi, alle ragazze, come ci si può avvicinare a metodi di studio che permettono di poter perseguire meglio i propri obiettivi. Guardate, un paese può crescere, una regione può crescere solamente se si creano le condizioni perché tutti possano far venire fuori i propri talenti, possano formarsi nel campo dello studio, nel campo delle professioni. Ognuno deve perseguire i suoi talenti e per farlo serve un metodo, che sia lo studio,
che sia entrare nel mondo del lavoro. In questo libro c'è, è vero, un'esperienza autobiografica di Giulio De Angeli, ma c'è anche un modo, una strada, un consiglio alle ragazze e ai ragazzi. Regione Toscana, il Consiglio regionale.